Avete presente SpongeBob? Ovviamente ci vuole una base degna del suo nome, quindi ho realizzato la sponge cake, una crema pasticcera al cioccolato, basi bagnate con una bagna leggermente alcolica, poi crema pasticcera e un golosissimo caramello mousse. A torta ben fredda ho iniziato a stuccare con bianco e azzurro chiaro per riprendere i colori del mare. E ora la parte preferita, quando la torta inizia a prendere forma con le decorazioni. Ovviamente ho realizzato SpongeBob il protagonista, poi ho posizionato una stella marina, le alghe per riprendere il fondale, qualche perlina per le bolle d'acqua, poi questa specie di fiori marini, se sapete il nome fatemelo sapere, il Krabby Patty, qualche conchiglia di mare e per non farlo sentire solo, ecco Patrick, il suo migliore amico. Ma non ti preoccupare Anita, neanche tu sei sola, ci sono io, il tuo alter ego. Ma chi si preoccupava? Anita, abbiamo già finito, però se vuoi puoi mettere a posto, ciao!